Ciao a tutti carissimi, bentornati, benvenuti qui col Fomento Grigio, seconda live giornaliera ragazzi. Sono un paio di giorni che ho fatto due live in questa settimana, insomma anche per recuperare un po' dalla pausa invernale che ho fatto, dalle ferie, dalle vacanze, e quindi oggi torniamo su un meraggerele molto particolare, molto interessante, tipo football manager del calcio ma sul tennis. Tennis Manager 2021 ragazzi, lo sapete ormai. Chi conosce questo gioco, chi mi conosce, sai che ho portato in questi mesi Tennis Manager con Zhang, il cinese, la furia cinese, e ho fatto solamente un altro torneo. Ho aspettato il momento giusto perché dopo la vittoria dell'Lille Open, vi ricordate? Abbiamo vinto in Francia il torneo successivo, la settimana dopo. Adesso siamo in Polonia, al Sopot Open in Polonia, un MTL Pro 100 come tipo di torneo, e in questo momento mi sembra che siamo in semifinale. Adesso vi faccio vedere tutto quanto, perché l'avevo fermato proprio perché volevo aspettare questo momento per condividerlo con voi, e quindi tentando di andare in un'altra finale nuovamente, magari una finale, un'altra vittoria, beh, sarebbe proprio incredibile per il nostro Zhang. Insomma, il nostro obiettivo non era vincere tornei importanti o vincere tornei in generale, ma era stare tra i primi 100, e in questo momento ci siamo all'80° posto ragazzi, siamo là, molto molto interessante. Al momento ancora nessuno, anche perché oggi due live, forse sì. Le persone che c'erano in live oggi ovviamente non ci saranno questa sera, però intanto io vado avanti ragazzi e andiamo avanti con la partita. Poi quando qualcuno si affaccerà faremo il tutto, faremo un po' di caciara, un po' di buona e sana caciara, insomma. Intanto però vado anche a chiedere se qualcuno su Telegram è presente. Intanto vado a chiedere come sempre se qualcuno è presente, se vuole venire. Vediamo che ci dicono, e poi vediamo, magari qualcuno adesso arriva alla spicciolata come al solito, sapete che qui sei sempre in ritardo. Dato vedo il grandissimo Vikingur, buonasera a te caro, grande Vikingur, sempre presente, grazie, perché so che sei tu, giusto? Sei ciaffo su Eurotrack, sul Tracker Book, ti sei segnato sul Tracker Book e quindi sulla ditta dell'Ollo SPA, che adesso sì, non si chiama più, l'ha visto la ditta, non si chiama più l'Ollo SPA, ma si chiama Fomento Grigio, col logo del Fomento Grigio, insomma, bello. Ho visto che ha fatto vari, grazie mille che ha fatto vari incarichi, insomma, in questi due giorni, grazie di cuore, perché stiamo andando avanti anche nelle classifiche italiane. Siamo sesti su ATS, su American Truck Simulator siamo sesti in Italia, come ditta, diciamo che non è una ditta che fa molti viaggi. Siamo in 4, però dai, bene, sono contento, tanta robetta. Lato, scusate parentesi, Eurotrack, sì, grandi, infatti, e possiamo arrivare tranquillamente quinti, Adesso mi impegno, domani mi faccio anche un viaggetto su American Truck, ma anche Eurotrack, ragazzi, siamo trentesimi. Ma che non è male, Eurotrack, trentesimi in Italia, non è malaccio, siamo ripartiti da poco, insomma, sono contento. E domenica riportiamo Eurotrack Simulator, quindi state attenti, a domenica alle 15:30. Domani portiamo Football Manager, oggi, come detto, questo gioco particolarissimo. Chi mi segue da tempo lo sa, stavo dicendo prima, poco fa appunto, lo ripeto, Tennis Manager 2021, molto molto carino, interessante. Grazie, ciao Nicolò, benvenuto caro. Come vedete, come sempre, arrivano alla spicciolata tutti quanti. E oggi vi faccio vedere perché stiamo forse per fare un'altra finale col nostro mitico Zhang, il cinese, la furia cinese. Furia cinese che è spettacolare. Furia cinese è spettacolare. Abbiamo vinto, se vi ricordate, l'ultimo torneo a Lille, in Francia, Lille Open. Ok, l'abbiamo vinto. Il torneo successivo l'ho fatto per conto mio. Sono arrivato fino in semifinale. Le finanze non sono proprio ottime. Purtroppo abbiamo 10.600 euro. Qui perdiamo un po' di soldi. Però li stiamo facendo piano piano con i vari tornei. E l'obiettivo principale era per me
portare fra i primi 100 il tennista. E in questo momento sta all'ottantesimo posto. Continuiamo, vi faccio vedere. Così andiamo, giochiamo la partita e facciamo la semifinale subito. Così ci facciamo subito sta semifinale. Guardate, Zhang, 92esimo. Ma io, ragazzi, vi dico che già stiamo più alti. Questa è vecchia come classifica. Siamo più alti, siamo intorno all'85, 82, 85. Adesso non ricordo bene. Dobbiamo giocare, noi siamo prima testa di serie. Vedete, siamo in semifinale, dobbiamo giocare contro Facundo Bagnis. Sono tutti reali questi nomi, ragazzi, perché ho fatto una mod che ti permette di mettere i nomi reali. Anche il nostro Zhang esiste, andate su Wikipedia e vedete questi giocatori di tennis che esistono. E terza testa di serie, questa è veramente difficile, sta semifinale potrebbe essere una finalissima. Gli altri sono Carlos Taberner, spagnolo, settima testa di serie del torneo, MTL Pro 100, Sopot Open. Vedete, un MTL Pro 100 che non è nemmeno malaccio come torneo, ragazzi. E sul superficie, sul cemento, molto interessante. E come vi dicevo, l'altra semifinale, Taberner contro Daniel Altmaier, ok? E Facundo Bagnis è al nostro livello, questi due uguali sono al nostro livello, lo vedrete, però tenteremo di fare una finale, io ci provo, vediamo. Arriviamo da belle partite, i sedicesimi, Zhang ha vinto 6-1-6-2 contro Laaksonen, tredicesima testa di serie svizzera, lo vedete qua. Ciao Giuseppe, buonasera a te caro, bentornato, benvenuto. Zhang contro Granollers, abbiamo vinto in 3 set stavolta, 5-7, 6-2, 6-1, i quarti di finale, e ora siamo in semifinale. Ragazzi, dopo il torneo scorso, per chi non c'era, perché è nuovo, vi dico che abbiamo vinto il torneo a Lille Open, un MTL Pro 80 anche quello, questo è un Pro 100. Ragazzi, siamo prima testa di serie, io spero di fare bene. Briefing. Andiamo nel briefing, tattiche già fatte, chi è arrivato da poco vi ricordo, questi video ci sono anche sul canale YouTube, basta che fate punto esclamativo YouTube e avete il canale, ok? Punto esclamativo comandi, punto esclamativo YouTube, ti sei perso poco o niente Giuseppe, ho fatto solamente un po' di introduzione, stiamo in semifinale perché io mi sono fatto io questo torneo e non ti sei perso nulla, siamo in semifinale in questo momento, il profilo dell'avversario Facundo Bagnis è questo qua, 31 anni. Sì Nicolò, è in azienda Vikingur, lui è il nostro Ciaffa 01 che sta nell'azienda del fomento grigio sul tracker book di Eurotrack, per chi vuole può partecipare anche là, eh. Poi domenica ne parliamo meglio che faccio Eurotrack Simulator. Allora ragazzuoli, qui ci dice Facundo Bagnis in eccellente forma, pure noi in teoria. La percentuale sul cemento è il 53% per lui, che è una superficie preferita 2, e ancora non ha superato una semifinale in questa categoria di torneo. Noi invece abbiamo vinto, sul cemento abbiamo vinto, ragazzi, come sapete. I punti di forza suoi... Allora, lui è un difensore da fondo campo. Sarà difficile batterlo, perché comunque io sono più offensivo, lui è un difensore da fondo campo. Come vedete io faccio stile d'attacco personalizzato. Se volete andare a vedere i video, ragazzi, li trovate sia qui su, per 60 giorni qui sullo stesso Twitch, oppure sul mio canale YouTube, mi raccomando, per chi si è perso i vecchi video per come gioca questo giocatore Zhang, molto alto il nostro tennista, io vi dico di andare a controllare, perché non ridico tutte le tattiche che ho fatto, ovviamente questo l'abbiamo fatto le prime live. Qui ragazzi mi dice, scegli un'intensità alta di servizio per limitare le occasioni di Facundo di breccare. Ok, infatti, servizio e risposta come sempre elevato, ok? E punti chiave, vedo basso, ma va bene così. Ok, ragazzi, entriamo nello spogliatoio, tentiamo di fare qualcosa di interessante. Sì, parliamo di tennis perché adesso, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa di interessante. Zhang è determinato. Vediamo un po', ascoltato con attenzione, bene, quando fa così Zhang ha ascoltato con attenzione, gli ho detto che i buoni risultati ti aiuteranno a migliorare e a giocare il tuo miglior tennis, e quindi si è fomentato, molto bene, adesso vi faccio vedere com'è la grafica, guardate che figa sta grafica, per chi non conosce il gioco ovviamente, ma tutti voi lo conoscete, adesso ci impegneremo, sta caricando la partita, io la metto un po' meno zoomata. Non ce la vediamo tutta, ogni tanto vado veloce. Zhang è questo sotto, quello con la maglia bianca, Eccolo qua. Musichetta sempre in sottofondo. Sentite anche i colpi, già 15-0, molto bene. La battuta per noi è molto importante, Bene.
Questo è un tennista da fondo campo, quindi dovremmo... Io faccio un po' di top di top spin, ma più che altro faccio un po' di serve and volley con questo giocatore. Guardate che bei diagonali che fa. Ace. Dai, 40-0, ragazzi. Possiamo andare subito sull'1-0, eh. Iniziamo bene. Doppio fallo. Ecco, ho parlato subito. Qua errore. Eccolo là, vedete. 40-30. 40-30. Bella botta qui di... col dritto. Dobbiamo farlo però. Stavamo 40-0. Ci ha recuperato due punti questo. Come sempre sto gioco, ragazzi, è peggio di Football Manager. Grande, 1-0. Vai. Iniziamo bene il set. Vediamo un po' come batte questo. Ottima risposta sulla seconda. Abbiamo fatto 15-0. Grande Zhang. E il fomento di Zhang sbaglia. Benissimo sotto rete. Bravo Zhang. Ha iniziato benissimo Zhang. Gran diagonale. Però l'ha presa. L'ha presa. Siamo 0-30, ragazzi. 0-30. E grandissimo ancora il diagonale. E qui bravo. Bella risposta. Peccato. 15-30. Poi ragazzi andiamo un po' più veloce ovviamente, non vi faccio vedere tutto, 30 pari, eccolo là. Buona risposta, bravo Zhang. Ma che è buona quella, a me sembrava fuori. Oh, questo picchia ragazzi, questo è forte, eh. Ma noi siamo più forti, palla break, prima palla break del match. Vai Zhang, prima palla break del match. Ci prova Zizhen Zhang, il nostro cinese, la furia cinese. Attenti, bellissimo. Dai, palla break importante. Possiamo subito breccarlo e andare in vantaggio. 2-0. Dai, forza. Attento, grande diagonale. Dai, sotto rete. Ed eccolo qua il break. 2-0, ragazzi. Ora andiamo un po' più veloci. E sotto vedete sempre il risultato, eh. 40-30 per noi, ragazzi. 40-30 per noi. Qui però abbiamo fatto così. 40-30, bellissimo. Vai, 3-0 ragazzi. Ma come abbiamo iniziato? Ma questo Zhang quanto è forte? 3-0 ragazzi. Lo sto allenando bene, si vede. Lo sto allenando bene, ha sbagliato bene. Adesso andiamo un po' più veloce. 40-15 per lui. Guardate sotto il risultato, 40-15. Buono. Buono e sbaglia, 40-30. Ah, niente da fare, 3-1 ragazzi, ci sta, 3-1, dai. Abbiamo un break di vantaggio. No, 0-40. No, regà, 0-40 ragazzi. 0-40 può fare il break, ci può controbreccare. Dobbiamo stare attenti. Questo è forte, questo è forte. Bella palla corta. Ha recuperato la palla corta. Ai ai ai. E niente, ci ha breccato, 3-2. 3-2. Mannaggia. Grande ace. Vado un po' più veloce. 40-15 per lui, ragazzi. Può andare sul 3-3. Avevamo iniziato bene la partita. Ed eccolo là che... Eccolo là. 3-3. Vedete? Mannaggia. Con Zhang non si può mai dire. È uno che lotta fino alla fine, ma non si può mai dire. Vediamo un po' se reagisce. Ragazzi, io andrei a parlargli tra un po'. Bello Ace, 40-0, molto bene. Questa ve la sto facendo vedere tutto, sto game. Bello, vai. 4-3, dai. Adesso motiviamolo. Ok, motivazione alta. Adesso parliamo del caso Djokovic. Bravissimo Vikingur, infatti ne volevo parlare. Mentre vediamo la partita, volevo parlare del caso Djokovic. Per me, ragazzi, si può dire, ha fatto una figura di merda. Ma proprio netta, perché con tutti questi casi arriva lui, Novak. Infatti non è più Novak, ma è Novak Djokovic. Per me ha fatto una figura di merda. Non è assolutamente... deve rispettare le regole del paese dove va. E lui ha voluto giocare per forza. Secondo me è sbagliatissimo. Anche se è un campione, tennisticamente parlando, come uomo mi ha un po' deluso, sinceramente. Tanto 40 pari, ragazzi. Mi ha un po' deluso come uomo. Sono sincero, io mi aspettavo una reazione diversa. Tanti morti in tutto il mondo, tante persone che soffrono, lui che deve fare la prima donna e deve andare in un paese, deve rispettare le regole di quel paese. Non può fare come gli pare.
Io la penso in questo modo, mi dispiace. Tanto 4 pari purtroppo. Io la penso in questo modo. Ne volevo parlare appunto oggi, visto che facevamo il tennis. Seguendo te il tennis. Oh, ma che sta facendo Zanga, ragazzi? 0-30. Male, Stiamo andando male. 15-30. Comunque Djokovic mi ha deluso, insomma, in poche parole. Adesso si stanno inventando che lui è addirittura, ragazzi, addirittura è un prigioniero dell'Australia. Ma che stai dicendo? Ma che stanno dicendo? Le cazzate, lui e il suo procuratore, il suo allenatore, non so chi sia, che ha detto questa cosa. Ai ai ai, ragazzi, sta sbagliando tutto. 5-4. Possiamo, per me, se andiamo a perdere il primo set. Semifinale importantissima e stiamo andando a perdere il primo set. Zhang, svegliati. Non posso più parlargli, non posso dare motivazioni. Io l'ho date le motivazioni. È più forte di noi questo. Mannaggia. È importante, dobbiamo breccare, sennò perdiamo il set. Se non brecchiamo, questa la vediamo tutto, eh. Se non brecchiamo, perdiamo il set. Attento. Buono, ragazzi, 0-30. Però, bella prima, bella prima. Djokovic purtroppo mi ha deluso tanto, tanto, tanto. Qui ha sbagliato, due palle break, dai. Due palle break. Due palle break, andiamo sotto rete. No! Perché sta cazzata? Grande Zhang, gran dritto. Peccato però. Ok, il dritto, ma... abbiamo un'altra palla break, importante sto punto. Niente. 40 pari. Che dicevi, ma anche il governo serbo che convoca il console australiano è ridicolo. Sì, veramente ridicolo, guarda. Cioè, poi, capito, ragazzi, un'altra cosa. Vantaggio per l'argentino, purtroppo, Intanto, la nostra partita non sta andando bene. Se fa questo c'ha un set point, purtroppo. Ha un set point. È fuori, fuori, 40 pari. No, ma la cosa ridicola è che la Serbia non è mai stato un paese democratico, se ci pensate, nella sua storia. E adesso fanno tutti quelli, fanno la parte dell'agnellino, no? Di quelli che sono vittime del governo australiano. Ma vi rendete conto? Tanto palla break per noi? Grandi, regà, abbiamo recuperato il break, 5 pari. Con tutti i problemi che ci sono, sì, ma poi un governo come quello serbo, capisci? Dittatoriale? Dai, si può dire dittatoriale? Che mi fa delle cose del genere. Per me è tutto ridicola sta storia. Cioè, per me è veramente ridicola. Veramente mi ha deluso Djokovic. Lo stimavo, pure come persona. Mi piaceva, era simpatico. Anche a Roma molte volte ha fatto bene. Parte il tennis. Buono, dai, 30-15. Dai, regà, questa ce la dobbiamo portare a casa. Almeno andare al tie break. Non so se voi conoscete il tennis. No, che per risposta, palla break. Non ci credo. Ah, 40 pari. Non so se voi il tennis lo seguite e lo conoscete. Se no vi spiego qualche regola. Ma mi spieghi come inizia il gioco, me lo consigli? Io il gioco te lo consiglio perché inizi... Allora, si può iniziare in due modalità. Tanto ragazzi, 40 pari, scusate, sono concentrato perché devo capire che sta facendo il mio tennista. Allora, puoi iniziare in due modi. Fare una tua Academy, come ho fatto io. L'ho chiamata Lollo Academy. Oppure prendere un'Academy già esistente. E poi puoi scegliere un tennista che ti pare. Se inizi da un'Academy da zero, puoi prendere quello che ti pare. Aspetta, lo spiego meglio, mi fermo un attimo. Quindi puoi prendere un tennista qualunque, sia scarso, cioè quello che riesce a seconda della potenza della tua, diciamo, della caratura della tua della tua Academy che stai costruendo. Cosa significa? All'inizio hai delle stelline, no? Come su Football Manager, puoi aumentare le stelline dell'Academy quando la crei, così puoi prenderti un tennista un po' più forte. A seconda di quello puoi fare questa cosa. Oppure, come detto, scegli un'Academy già esistente nel gioco, mettendo una mod, perché devi prendere la mod che ci sta sul workshop di Steam, e in quel caso prendi un giocatore che ha
Quindi ha già dei giocatori l'Academy esistente e tu te ne scegli uno che devi allenare. Ne puoi allenare uno solo. Io però in questa Academy ne ho presi due e l'altra, che è una donna, la sto facendo, una serba, la sto facendo allenare da un'allenatrice. Ok, questo è un po' il gioco. E poi devi mettere tutto, tattiche, ci sono tattiche, allenamenti, devi fare tutto quanto. Poi dopo ti faccio vedere. Che cavolo sto a fare, scusate. 15 pari. Aspetta, stavo andando troppo veloce. Cliccato il pulsante sbagliato, voglio vedere come fa. Ragazzi, se facciamo sto break, vinciamo il set, eh? Ecco, a posto. L'ho detto, 30-15. Io dopo i due video l'ho comprato. Grande, grande Vikingur. Hai visto i video? Infatti ho spiegato tutto. Nei video, se andate a vedere i video, ho spiegato tutto quanto. Questo è un gioco spettacolare, secondo me. A livello di Football Manager, ma per il tennis. Ragazzi, set point. Set point per Zhang. Ma che primo set? Set point per Zhang? No, 40 pari. No, che iella. Vai. Bellissimo, dai, ancora set point. Un altro set point, di nulla, Giuseppe. Niente, 40 pari. Ehi, mi ha fatto un ace incredibile. Difficile, difficile, però ci proviamo. Vabbè, vincere due tornei consecutivi sarebbe proprio tanto. Aia, ragazzi, palla per lui, può andare sul 6 pari, andiamo al tie break. Ha sbagliato, tie break, ragazzi, aspettate. Facciocela puoi fare, fiducia in sé, vai. No, ha sbagliato, mini punto. No, ha sbagliato una palla facilissima il nostro Zhang. Questa è una bestia lì. Cioè, ce la stiamo giocando alla pari perché questa è forte, ragazzi, Vai, 1-1. Sto argentino è molto tosto. Sì, Vikingur, è tostissimo sto argentino. Da fondo campo ci sta mettendo in difficoltà. No, 3-1 per lui. Stiamo sbagliando tanto al tie break. Guarda che risposte. Stavolta 3-2, dai. Recuperiamo sto mini svantaggio, sto mini break che ci ha fatto. Sul tie break, appunto. Scusate il gioco di parole, però per capire un po'. Ok, 3-3, abbiamo recuperato, dai. A 7 vinciamo, Ovviamente. Vai, 4-3. Buonissimo. Dai, facciamo un ace. Ah. No, perché sti errori sul dritto? Ace. Dai, 5-4. È tostissimo sta argentino. È tostissimo. Adesso li dobbiamo fare sulla sua battuta i punti. Dai, Zhang. Non mollare. Ti ho dato fiducia. Non mollare. Poi Zhang è gasato. Vai ragazzi, set point. Due set point importantissimi. Due set point. Dai che vinciamo il primo set, forza. Facciamolo sbagliare. No. Tostissimo, no tosto, tostissimo. Ancora un set point abbiamo però, Vai Zhang. Vai col dritto. Il dritto è il suo miglior colpo, insieme alla battuta. Eh sì, 7-6 e vinciamo. Marlenallo su Ace con Raonic. Giuseppe, lo sto allenando. Infatti fa parecchi ace. Adesso, in questo, no, precisamente in questo set, forse ne ha fatti di meno, ma ne fa parecchi in tutta la partita, te lo assicuro. Se vai a vedere gli altri video, ne ha fatti parecchi. Lo sto allenando su Ace perché è molto alto e quindi è molto potente sul dritto e sulla battuta, e quindi lo sto allenando bene. E questa qua è un po', sono le statistiche, il recap. Adesso vi faccio vedere, visto che c'è sta Giuseppe che da poco sta da noi qui sul canale, vi faccio vedere un po', spiego un pochino come funziona per quanto concerne questa schermata. Allora, vedi, ti dice che il set numero 1, lui ha fatto 47 punti percentuali, 47% di punti di primo servizio vinti, quindi ha fatto bene il primo servizio. Significa che ha fatto una buona battuta e ha vinto i punti dopo il primo servizio. 47% punti risposta vinti, va bene. 5 errori forzati, abbiamo fatto fare 5 errori all'avversario, molto bene. E 26% efficacia in zona di finish. Ok, nella zona finale è stato bravo. Però purtroppo abbiamo vinto, vedete, solamente 33% punti di secondo servizio vinti, quindi molto pochi. 2% efficacia in zona difensiva e 23 errori non forzati. Questo qua non va bene. Questo dato ultimo è una merda. Però purtroppo dipende anche
un pochino dall'avversario, perché è stato, siccome lui è molto forte da fondo campo, gioca un tennis che è da fondo campo, ci ha messo in difficoltà. Qui ci sono le statistiche, vedi? Queste sono le statistiche, guarda che figo. Punti totali giocati 96-96, ovviamente, abbiamo punti totali 51%, appena sopra, perché ovviamente abbiamo vinto 7-6 al tie break, ci sta. Abbiamo fatto 3 ace pari, strano infatti, abbiamo fatto pure un doppio fallo, abbiamo fatto pochi ace stavolta, ma ti assicuro che la percentuale come del primo servizio è buona, come abbiamo letto dalle statistiche, però ti assicuro che è fatta bene. Analisi 3D, guardate che figa. Impatto delle palle, questo è l'impatto delle palle. Posizione, zona di gioco, vedete dove ha giocato il nostro Zhang? Aggressivo, 46%, quindi siamo molto aggressivi, siamo molto offensivi. Io ho uno stile molto offensivo, lo sto allenando in questo stile e sta dando i suoi frutti, i suoi risultati. E il nostro obiettivo principale era arrivare tra i primi 100 e l'abbiamo fatto. Che ne pensi di Berrettini? È molto bravo, molto forte, mi piace molto. Questo vi fa i punti colpiti, area di servizio. Questa è l'area di servizio, ragazzi, l'area di risposta, vedete? Insomma, è fatto molto bene sto gioco, secondo me. È un football manager per il tennis. Berrettini mi piace come giocatore, mi piace molto, mi piace come persona, insomma. È stato veramente bravo e ci sta l'altro italiano, l'altro altesino, che adesso mi sfugge il nome, che è molto giovane, che sta crescendo tanto e può veramente diventare uno dei più forti al mondo i prossimi anni, perché è molto giovane e può diventare veramente fra i primi 5. Io lo metto fra i primi 5 tra un pochino. Sinner, esatto, esattamente, Vikingur, grazie, mi sfuggiva il nome. Sinner, esattamente, per me può arrivare fra i primi 5. Io giocavo anche a tennis oltre che a calcio, quando ero ragazzetto. Quindi un po' il tennis l'ho giocato, l'ho praticato e mi piace. Quindi posso portarlo questo gioco perché un po', diciamo, ne so un pochino di tennis. Un po' lo capisco, mi piace vederlo. Andavo spesso agli internazionali di Roma, essendo io romano. Spesso sono andato agli internazionali a vedere il tennis, per cui mi piace tanto, mi piace come sport individuale, è il miglior sport che c'è secondo me a livello di sport individuale, non di squadra. Intanto ragazzi, abbiamo due palle break al primo game. Attention, il nostro Zhang, ma com'è partito? Subito due palle break. Guardate, è ansioso lui, noi siamo casati e lui è ansioso, guardate sotto, ci sa il... sì, 1-0. Guardate sotto il carattere, in questo momento, lo stato d'animo dei giocatori di tennis. Che figo. Che influisce tantissimo anche lo stato d'animo. Però qui abbiamo fatto una cazzata. Bene, bene. Hai visto come ci siamo aperti il campo, ragazzi? Sulla prima? Lui sta sbagliando molto le risposte. Facciamo una buona prima, No, però questi dritti di merda. Grande ace. 30 pari. Questa è buona, oh. Dai. 40-30. Dai che facciamo il 2. Ah. Dai. Sì, prima forzata. Dai. 2-0, ragazzi. 2-0. Ma guardate che dritto. Che c'ha. Passante in diagonale di dritto. Ma guardate che botta. Ma come stai giocando? 0-40. 3 palle break. Hai anche guidato un treno davvero? No, un treno non l'ho mai guidato, ragazzi. No, un treno non l'ho mai guidato nella realtà. Però mi piace tantissimo. Mi piace proprio la simulazione, quindi treni, aerei, mi piace tanto. Magari in futuro vi porto pure Microsoft Flight Simulator. Intanto, ragazzi, stiamo 3-0. 3-0. No, magari potessi guidare un treno. Era un mio sogno da bambino. 30 pari. Mio sogno da bambino, quello di avere. 40-30, ragazzi, 40-30. 40-30. No, 40 pari, doppio fallo. Vai, vantaggio. E dai, ace! Momento importante, 4-0, ragazzi, 4-0. Scusa, adesso andiamo un po' più veloci. 4-0.
Due palle break, ragazzi, se andiamo sul 5-0 è fatta. Posso dirlo che è fatta sul 5-0. Anche se nel tennis non si può mai dire, però cavolo. Abbiamo due palle break. Dai, no, è sbagliata la prima. Stiamo giocando benissimo, benissimo con Zhang. Potremmo andare un'altra volta in finale di un altro torneo, questo in Polonia. E sì, 5-0. Dai, regà, dai. Ti fate per Zhang, fomentatevi. No, porca miseria, guarda che errore. Zhang non fa cazzate. Siamo nel momento decisivo. Cioè, 0-15 nel momento decisivo. 15 pari. Se gli facciamo un 6-0 siamo veramente forti. Vai. Sì. Servirebbe... Ragazzi, servirebbe un ace. Servirebbe un ace. Però non c'è stato. Vabbè. Sbaglia con sto dritto. A volte... Ace sulla seconda no, perché a 162 km/h la potenza della battuta non era buona. Aia. Attento che questo da fondo è forte. Siamo 30 pari. Momento decisivo. Due punti dal match. Ha preso la riga. Malefico. Due punti dal match, ragazzi. Due punti dal match. Sto qua fomentatissimo. Attento. Attento. Grandissimo diagonale. Match point. Match point. Match point per Zhang. Punto decisivo. Ci siamo. Zhang, non fare cazzate. Apri il gioco dall'altra parte. Ai Zhang. Grandissimo, sì! Dai, è finale. Un'altra finale, ragazzi. Questa è la terza finale nella carriera di Zhang. Terza finale, ragazzi. Dai. Queste qua sono le statistiche di tutto quanto il match. Facciamo applausi al nostro cinese, ragazzi. 7-6-6-0. Il secondo set, ragazzi, l'abbiamo distrutto. L'argentino l'abbiamo distrutto. Moralmente stava a terra dopo il tie break e noi ne abbiamo approfittato. Dai, set spettacolare, 6-0, set spettacolare, ragazzi, difficilissimo, siamo in finale, un'altra volta in finale. Potremmo vincere un altro torneo, non dico altro. Due tornei è proprio tanto, veramente tantissimo. Allora, 54% punti di primo servizio vinti, 55% punti di risposta vinti, ok? Con invece 30% punti di secondo servizio vinti, vabbè, in zona difensiva siamo stati non efficacissimi, ma non mi interessa. Coaching, andiamo avanti. Vai, ben fatto. Vabbè, non ha reagito alle mie parole. Questo succede spesso. Allora, dobbiamo fare la finale, ragazzi. Dobbiamo fare la finale. E significa che comunque una finale, una vittoria di una finale ci porterebbe ancora più avanti in classifica nel ranking mondiale. Dobbiamo giocare contro Altmaier. Ciao Stilomax84, ciao carissimo, benvenuto. Il mondo manageriale nei videogiochi è di nicchia. Esatto Stilomax, io li porto. Mi piace soprattutto il mondo simulativo e manageriale. Infatti oggi abbiamo fatto un simulativo, è molto di nicchia. È un po' caro, come sai... Sì, ma a me carica, ragazzi, io sono fatto così, fomento grigio, perché a me carica, perché provo a portare la passione per, diciamo, dei giochi di nicchia in Italia, ma che all'estero vanno tanto, ragazzi. Se io sapessi parlare bene inglese e fare le live in inglese, lo sapete quanti follower, quante persone mi seguirebbero? Tante, perché all'estero la simulazione e la strategia e il manageriale sono molto importanti. Anche i giochi di strategia mi piacciono ovviamente, ma mi piace tutto il mondo del gaming, ragazzi. Io ovviamente, lo vedete, fomento grigio, perché ovviamente non sono di primo pelo, non ho 15 anni, non ho 20 anni, ma ho la stessa passione, la stessa voglia, comunque sia, pur se il fomento è grigio, ma è come di un ragazzino, e quindi andiamo avanti e guardiamo al futuro sempre, con giochi particolari che io voglio provare a condividere con voi. Ho sempre giocato a FM e ho mollato negli ultimi 2 anni. Stilomax, io ti consiglio di tornare su FM, perché io porto molte volte FM, e ti consiglio di seguirmi perché FM è migliorato tantissimo. Quest'anno soprattutto è veramente bello. Studio l'inglese, Nicolò, devo studiare bene l'inglese. Sì, mi sa che mi devo fare un corso ben
proprio per parlarlo bene. Io l'inglese lo so di base, nel senso lo capisco e riesco anche a leggerlo tranquillamente, ma il problema è parlare come sto facendo adesso in italiano e in inglese, ragazzi, è difficile, però sarebbe veramente importante perché avremo un sacco di persone in più sicuramente. E a parte questo, il mio 84 nome non è un numero a caso. Bene, Stilo Max, allora sono contento, sono contento che anche tu, insomma, non sei di primo pelo. Bene, bene, bene. Insomma, se vuoi stare qui con noi, non so se hai fatto il follow, ma non lo so, fai come ti pare. Non sono grigio, ma poco mi manca. Io, ragazzi, il grigio è di natura, ma io ce l'ho da quando sono ragazzetto, ma ce l'ho da tanto. Continua così. Grazie, grazie, caro. Grazie, caro. A me questo fa piacere. Avrei migliaia di follower. Nicolò, piano piano... Io, ragazzi, ho smesso per un anno e mezzo per motivi personali, lo sapete? E Forever Young, grande Vikingur, Forever Young. Esatto, esatto. Ma perché? Scusate, ragazzi, infatti è così, perché... Se c'hai una passione e ti piace il gaming, ovviamente vi porterò anche altri giochi, non solo questo. Noi saremo sempre Forever Young. Sì, sì, ho il follow. Scusa. Non sapevo che avessi fatto il follow, non lo sapevo. Perché la prima volta che partecipavi non ero sicuro. Perché a volte qui le notifiche di Stream Elements e quant'altro mi spanculano, come dicono quelli precisi. E io sono romano poi, quindi insomma ho delle parole molto precise. Ce l'hai nei capelli il grigio, Lollino? Esatto, Nicolò. Solo nei capelli, però. Solo nei capelli. Il grigio non è all'interno del mio essere, ma solamente nei capelli. Quando posso. Grazie, Stiro. Va bene, ragazzi. Allora, come detto, proseguiamo adesso. Abbiamo fatto una parentesi, abbiamo chiacchierato un pochetto, che mi fa molto piacere chiacchierare con voi, sempre. E come vedete, Zhang, che è la prima testa di serie... In teoria siamo favoriti del torneo, dobbiamo giocare contro il 154esimo. Ragazzi, Zhang non è 92esimo, ve lo dico, la classifica è falsata, noi siamo un po' più avanti, siamo sull'85-84. E io, ragazzi, sono partito da 180esimo a inizio anno. Siamo arrivati, come vedete in alto a destra, ad aprile e siamo già nell'obiettivo dell'Academy, ovvero tra i primi 100, cioè... Tanta roba, tanta roba. Dobbiamo giocare contro Daniel Altmaier, che è lui a 14esima testa di serie. Ragazzi, in teoria, non dico niente perché sto gioco è matto, è peggio di Football Manager, dovremmo essere favoriti. Ora facciamo il briefing, andiamo a giocarla. 22 anni, anche lui giovanissimo, sto Altmaier. 1,91, 88 kg, rovescia una mano, ok. Vedete, ragazzi, lui è 123esimo. Non è 154esimo, ha avuto 31 posizioni in più, per cui è falsata quella lì di classifica esterna, quella che vedete, è falsata, per cui lui è in eccellente forma, pure noi. La percentuale di vittoria di succiamento è 81%, quindi è molto forte, la sua superficie preferita. Ragazzi, questo qua è il suo miglior risultato però, il miglior risultato al suo pot open è proprio questo, di Daniel Altmaier, non ha ancora vinto un torneo però. Perché vedo che ha fatto 16esimi. Ah no, invece sì, ha vinto vincitore del Zhangjiang Open. Eccolo qua, 6-4-6-4. Invece ha vinto un torneo questo. Sto tedesco. Però noi tedeschi non ci stanno simpatici, con tutto il rispetto. Però a noi ci piacciono i cinesi. Perché noi vogliamo Zhang. Zhang che fa per il secondo torneo consecutivo potremmo vincere, ragazzi. Tanta roba. E maggior parte del campo lui ha un altro difensore da fondo campo. Ci metterà in difficoltà. È un altro difensore da fondo campo che ci può mettere in difficoltà. Sapete che io ho uno stile d'attacco, quasi uno stile di serve and volley, per chi conosce il tennis. E difensore da fondo campo è un atleta costante che fa pochi errori, come vedete. Per cui la resistenza fisica è molto importante per fare un tennis del genere. E a volte gioca anche col top spin. Bella Eustas, benvenuto caro, buonasera caro. Buonasera Yeyo. Tutti adesso, dai, ragazzi, siamo in finale. Vi siete persi una semifinale spettacolare. Poi andatela a rivedere il video. Vi siete persi una semifinale spettacolare del nostro Zhang. Siamo in finale. Potremmo vincere un altro torneo, il secondo consecutivo. Sta andando bene, Zhang. Non ti preoccupare, io ci mancherebbe, ragazzi, ci mancherebbe. Ti stai docciando, sta andando benissimo. Siamo in finale, ragazzi, finale. Finale contro questo tedesco. Dai. Potrebbe essere il secondo torneo consecutivo che vinciamo. Sarebbe veramente un delirio.
facciamo il delirio, festeggiamo, facciamo i botti di Capodanno, facciamo. Comunque, allora, punti di forza, vi dicevo, concentrazione e precisione del servizio, dobbiamo stare attenti. Punti deboli sono il lob e l'inventiva, quindi essendo un giocatore da fondo campo non ha molta inventiva, ok? Quindi, tra virgolette, nel calcio si può dire, certo, domani me lo riguardo, bene, io. E diciamo che inventiva significa che non è un trequartista, è proprio uno, un mediano, uno che gioca da fondo campo, tira lungo, tenta la palla corta perché noi siamo più lenti, insomma, già c'ho un po' presente che tipo di giocatore, è un po' come l'argentino che abbiamo visto prima. Sarà un match equilibrato, ma se resta concentrato Zizen dovrebbe andare avanti. Capodanno cinese, esatto, Vikingur, grande, bravissimo. Festeggiamo il Capodanno cinese perché se lo merita, sarebbe il secondo torneo, questo se lo merita. Allora, dobbiamo fare un'intensità alta in risposta e ce l'abbiamo. E alta intensità, ok, facciamo così, come prima. Entra nello spogliatoio, mettici il cuore. Gli ho detto mettici il cuore, non sembra reagire, ragazzi, è preoccupato Zhang. Ragazzi, inizia sempre così ste finali. Le finali i giocatori sono più preoccupati. Questo è entusiasta e noi siamo preoccupati. Perché è preoccupato Zhang? Perché è preoccupato? Non lo capisco. E però iniziamo col 15-0, vai. Zhang è sempre questo sotto, ragazzi. Tennista nostro è sempre questo in bianco. No, che errore. Ma che sta facendo? Bravo Zhang, bravo Zhang. 30-15. Dai, facci godere, Zhang. Un'altra finale e ci siamo. Se vinci pure questo torneo, sei un mito. No. No, non è possibile. Dai, Zhang, fomentati. Fomentati, Zhang. Non ti vedo bello fomentato. Adesso gli devo parlare, raga. Guarda questo come gioca da fondo campo. Mi prende tutte le linee. Bella palla corta. No, che ha preso. No, che ha preso la palla corta. Subito palla break per il tedesco, ragazzi. Gli annulliamo subito. Dai, 40 pari. Palla break per il tedesco. Ottimo. Vai. Vai, Zizen. No. Grande, dai, 40 pari. Mamma mia, come stiamo... Stiamo faticando, ragazzi. Bene, aperto benissimo il campo. Grande, grande volé. Aperto il campo e grande volé. Gioca. Questo gioca bene come quell'altro. Regà, sarà difficile, eh? Ma noi le cose difficili ci piacciono di più. No! Sì, dai, regà. 1-0. 1-0. Dai. Vediamo un po' com'è imbattuta. Facciamo solo i primi due game un po' così per vedere un po' com'è imbattuta questo. Bello, bello il rovescio. Stiamo migliorando pure col rovescio, ragazzi. Buono. Vai, Zhang. Vai col dritto. Su, fomentato. Porca miseria. Ste cazzate, aspettate, eh. Motiviamolo. Nessuna reazione. Pallonetto stupendo. Chi ha eliminato in semifinale? Ho eliminato un argentino. Abbastanza sconosciuto. Oddio, non mi ricordo nemmeno il cognome. Dopo te lo dico, non me lo ricordo più. 2-0, oh, l'avevo visto, ragazzi. Abbiamo breccato il tedesco, eh. 2-0. Grande Zhang, oh. Ma come sta giocando Zizen? Ma dai, Ace, 40-0, ragazzi, possiamo andare sul 3-0. No, grande Zizen. Grande Zizen, mitico, 3-0. 3-0. Aspettate, adesso vado un po' più veloce. Due palle break, ragazzi, due palle break. È elettrizzato adesso Zizen, è elettrizzato. C'è l'elettricista, cioè che c'ha? L'elettricista dietro under culo. Che c'ha? L'elettricista, che c'ha? Perché elettrizzato? Che vuol dire elettrizzato? Che sei matto sei? Sei matto, sei Zhang. Comunque, due palle break per andare sul 4-0, ragazzi. No, ha sbagliato. Vedo la prima. Ha sbagliato la prima, Zhang. Zinzenza. No! 40 pari. Due palle break per andare sul 4-0, ha sbagliato. I soliti errori di Zhang, raga. Chi mi...
chi mi segue da tempo sa benissimo sto giocatore. Però guardate che cosa fa. 40 pari, vabbè. Ogni tanto fa i colpi quelli da mago e a volte fa le cazzate proprio... Questa per esempio era... Lo sapete, quello mi ha fatto una battuta a 116 km orari, ragazzi. Non siamo riusciti a rispondere per bene. Vantaggio suo, Bravo Zhang, che punto, 40 pari. Grande Zhang. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che fomento. No. Mannaggia. Ancora vantaggio suo. Vediamo un po'. Vabbè, ci sta pure se fa un game. Insomma, già che ho vinto un break, è importante. Certo, eccolo là. 3-1. 3-1. Vabbè, andiamo un po' più veloci. 40-30 per noi. Abbiamo recuperato da 0-30, ve lo dico. Grandissimo, 4-1. Grandissimo il diagonale. Adesso vado un po' più veloce, ragazzi. Abbiamo una palla break. Palla break. Siamo 30-40. Guardate sotto sempre il risultato. Guardate un po', guardatevi in giro così capite bene. Mamma mia, che emozione. Che emozione. No. Non ha preso 40 pari, non ha preso la volée. Dai Zhang, bellissimo diagonale di dritto. Comunque è un bel giocatore sto Zhang, eh. Cioè comunque lo sto allenando bene, sta facendo grandi cose. 40 pari. Dico, sta facendo grandi cose e poi fa la cazzata. Malefico. Eccolo là. Niente da fare, ragazzi, 4-2. Non dobbiamo perdere il break, mi raccomando. 40-30, abbiamo la palla per andare sul 5-2. Eccolo là, 40 pari, ma poi ti devi innervosire con Zhang. No, raga, gli devo parlare. Aspettate. No, non ha reazioni. Non ha reazioni. Ma che c'ha sto ragazzo? Palla break. 40 pari, meno male. Ace, momento importante, ace. Vai. Ah, pensavo a un altro ace, invece me l'ha presa. Dai Zhang, dai Zhang. Dai Zhang, non mollare. Abbiamo un punto importante. Eccolo là, 40 pari un'altra volta. Tutti i vantaggi, andiamo tutti ai vantaggi. C'è molta tensione in questa finale. Comunque adesso è entusiasta, eh. È entusiasta pure il mio giocatore. Vantaggio? Dai. Dai. Dai Zhang. Ma guarda, ha preso la riga. Oh. Ha preso la riga. 40 pari. Grande Zhang, si è mosso benissimo sotto rete. Vai, vai Zhang. E dai, sì, 5-2, 5-2. Se brecchiamo, vinciamo il primo set, ovviamente. Grande risposta di... Questo ce lo vediamo, questo ce lo vediamo, ragazzi. Questo ce lo vediamo. Non lo so, lo sento bene, quindi lo vediamo. Sto game. Qui bravo, ha spinto bene. Grandissimo passante. Grande, grande Zhang. 0-30. Ma che tennis stiamo giocando? 0-40, 3 set point. Ve l'avevo detto. No, 40-15. 2 set point, ragazzi, 2 set point. E sì! Primo set vinto! E ci fomentiamo! 6-2 per il nostro Zhang contro Altmaier. Dai, applausi, applausi per Zhang. Primo set, ottimo. Bene, mamma mia che sudate, ragazzi. Ragazzi, che sudate. Adesso dobbiamo stare calmi e confidare nel secondo set, perché potrebbe portarci a una vittoria di un altro torneo. Quindi, 47% di punti di primo servizio vinti, 53% di punti di risposta vinti. Però male un pochino la conversione palle break, l'efficacia in zona neutra. Vabbè, questo un po' così così. Lui è impassibile, io sono entusiasta. Quindi è cambiato totalmente il morale dei giocatori, che fa tanto, lo sapete, il morale, soprattutto in un gioco come il tennis, che è individuale, rispetto anche a un gioco di squadra, dove anche lì il morale e il carattere sono molto importanti. Allora, andiamo, giochiamo, partita.
Vediamo un po' come iniziamo sto secondo set, va? Io gli direi ancora ce la puoi fare, quasi quasi. Gli direi ce la puoi fare. Buono, 15-0. E dai, grande ace. 215 km orari, quella botta. Che prima mi avete detto, infatti, di allenarlo sull'ace, ma questo fa... No, 30-15, passante. Grande Zhang. Grande Zhang. Bella, bella la battuta alla seconda a 203 km orari. Se la rischia pure tanto. Bravo. Una seconda rischiata. Bravo. Siamo 40-15. Possiamo vincere subito il primo game. Sì, 1-0. 1-0, ragazzi. Zhang è sicuro di sé, mentre lui è stressato. L'altro tennista è stressato. Però non fare cazzate, Zhang. Non facciamo cazzate. Buono. Buono. Bella risposta sulla seconda. Vai, fregalo. Grandissimo Zhang. 15-30. Ma quanto sei forte. Ti amo, mio cinese, ti amo. Se mi fai vincere un altro torneo, ti amo. Mostriamo chi sei. Due palle break. Mamma mia, due palle break importanti. Due palle break fondamentali. Eh sì, 2-0, regà. Altro grande break del nostro Zhang. Mitico, mitico. Grande. Ma come sta giocando, ragazzi? Ma sta giocando benissimo. 40-0, possiamo andare sul 3-0. Secondo set. Regà, ma quanto è migliorato Zhang rispetto all'inizio? Ve lo ricordate? Ma quanto è migliorato? 3-0. 3-0, regà. Adesso vado un po' più veloce. Siamo 3-0, nel secondo set. Però adesso 40-0 lui. Vai. 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 Grande. Dai Zhang, non mollare pure sul 40-0. Giocala lo stesso, ha sbagliato. Vabbè, 3-1. C'è un ce la puoi fare? Ottimo. Grandissimo. 15-0, vai. Vai Zhang. Vai con le battute. Bravissimo Zhang. Ci siete ragazzuoli? Siete in silenzio a vedere questa partita? Ma quanto vi emoziona? Sembra quasi che io faccio il telecronista di un gioco, vero? Faccio il telecronista e voi che ascoltate. Penso che ci siete perché vedo che ci sono le persone, quindi... Ottimo. Dai, no, 15 pari. Abbiamo sofferto quest'anno, ma adesso stanno arrivando i risultati. Piano piano. Non fare cazzate, Zhang. Non fare cazzate. Buono. Buonissimo, 30-15. Non una buona seconda stavolta. Ah. Aspetta, 30 pari. Andiamo un po' più. 30-40, ragazzi. Palla break per lui. Questa non va. Attenzione. Qui mi preoccupo. Qui mi preoccupo. Palla break per lui. In un momento importante, importante veramente. Si segue il rigoroso silenzio. Sì, infatti, stiro. Infatti vedo. Mamma mia, abbiamo preso la linea? Sì, 40 pari. Ci siamo salvati con culo, devo dire. Bella. Buona la risposta. Mazza come sta a giocare questo. Adesso mi sta tirando delle belle botte, Buono. Vai Zhang. No. Gli abbiamo regalato il break, raga. Gli abbiamo regalato il break. 3-2. Se non controbrecchiamo subito è tosta sta partita. Aia. 40-0 per lui. Adesso ci crede. Ha sbagliato, ma adesso ci crede, ragazzi. Niente, 3-3. Hai visto? 3-3. Ottimo, 15-0. Ace, vai, 30-0. Dai. Ottima pure sta... Bravissimo, 40-0. Ma che prima stiamo battendo adesso? Grande, ottimo. 4-3. Abbiamo fatto... Adesso dobbiamo controbreccare, ragazzi. Dobbiamo controbreccare. Per forza, ci serve un break. Forza.
Ti serve un back break a tutti i costi. Bella, risposta salvata. E sbaglia, sì. Ottime. Qui ci ha aperto bene il campo. Si è aperto bene il campo, bravissimo. Vai. Vai. Vai Zhang, non molliamo. Non molliamo. Non posso parlare. Però la tattica è corretta. Stiamo giocando bene. Posto così, non posso cambiare molto. La vedo un po' così, eh. Perché non ha fatto il passante? Ma perché prima non ha fatto il passante? 40-15. No, che cazzata. Buono questo, 40-30. Zhang c'è sempre comunque. No. 4 pari. 4 pari. Questa ce la giochiamo. Mi sa sto secondo set. Ce lo giochiamo fino all'ultimo. Tentiamo di abbassargli la palla noi, come vedete. Per non farlo, perché lui gioca da fondo campo e sbaglia, vedete? E poi sbaglia. Dobbiamo mettergli palle difficili. Così che sbaglia poi da fondo campo. Dobbiamo forzargli un po' gli errori, essendo pure stressato lui. Però sta giocando bene sto tedesco. Vabbè, per lui è la finale della vita. Per noi tutto sommato abbiamo già vinto un torneo. Ecco, doppio fallo. In un momento... No, ma che sta facendo? Doppio fallo in un momento decisivo, Zhang, lo vedi? Ecco. Incredibile, regà. No, incredibile, regà. 5-4 per lui e gli abbiamo regalato il break, facendo delle cazzate enormi. Non ci posso credere che va a vincere il secondo set questo, eh. Guardate. Non ci credo. Vediamo un po', però. Zhang mi fa gioire e mi fa disperare. Non c'è niente da fare. Lo odio e lo amo, lo odio e lo amo. Malefico, malefico. Guardate sti scambi lunghi. Noi li dovremmo chiudere prima. Anche perché è stanco. No. Dritto, proprio stracciato, buttato via. No, 30-15 per lui, ragazzi. Rischiamo che perdiamo il secondo set. Niente da fare, raga. Due set point per lui. Due set point. Adesso ritorna pure con coraggio. Il terzo set sarà tosto. Eravamo partiti benissimo. Gli è venuto il braccino corto. Esatto, esatto. Si dice gli è venuto il braccino, esatto. 40-30, eccolo là. Abbiamo perso il set, 6-4. Abbiamo perso il set. Braccino corto, esattamente. È il braccino del tennista, infatti. Vabbè, raga, ha avuto paura di vincere il torneo. Raga, ci sta. Però adesso siamo al terzo set. Terzo set decisivo. Però abbiamo fatto un 100% conversione palle break comunque, nel secondo set, 6 diritti vincenti contro 33% palle break salvate, quindi non è buono. Regà, diamogli un po' di fiducia, partita, adesso parliamogli e gli dico ancora ce la puoi fare, non c'ha reazioni nella finale. Ma lui è gasato e quello è ancora stressato comunque. Guardate il morale, sotto ci sta scritto tutto, è sotto. Però Zhang ci deve credere, raga. Ma battiamo noi? Sì, battiamo noi. Ok. No, doppio fallo. Ma che perché? Perché? Perché mi devi fare incazzare? 30-15. Perché doppio fallo? Buono questo ace. Si è rifatto a 201 km orari. Dai. Dai, Zhang. No, 40-30. E bella sta volée, bella sta volée. Dai, è 1-0, dai. Adesso servirebbe subito un break. No. Sta giocando bene questo, eh. Ci ha messo in difficoltà. Ma ne abbiamo sbagliato tanto noi, più che lui ci ha messo in difficoltà, secondo me. Abbiamo sbagliato più noi. Vai, vai lungo. Grande, ha fatto un grande smash. Niente, 40-15. 40-15.
Sulla seconda non rispondiamo bene. Niente da fa. 1-1. 1-1. Adesso vado un po' più veloce, ragazzi. 40-0, eh. Siamo 40-0 noi e Ace. Benissimo. E Ace. 2-1. Se volete comprarlo questo gioco, ragazzi, lo trovate su Steam, ovviamente. Ma lo trovate anche sul mio Instant Gaming. Quindi se volete fate punto esclamativo Instant Gaming o punto esclamativo comandi e vedete i comandi che ci sono. E più ci sta quello di Instant Gaming e lo trovate scontato se volete. Questo è un bel gioco secondo me. Aia. Aia. ...30-15 per lui. Devo fare il break, regà. 30 pari. Questo me lo voglio vedere. Questo game me lo voglio vedere. È importantissimo. Perché siamo 2-1. Dai, Zhang. Ha fatto una bella volée. Alterna colpi spettacolari a topiche clamorose. Esatto. Esatto, Vikingor. È quello il problema. 2-2. È un po' discontinuo come giocatore. Altrimenti era tra i primi in classifica, no? Se era continuo era ovviamente un top player. Ma essendo discontinuo fa delle belle cose. Io lo sto allenando proprio perché ci credo. Però ci credo, ma lui fa pure cazzate enormi. Guardate che cazzate, lo vedete? Cioè colpi facili, poi fa degli ace incredibili. Poi colpi facili, li sbaglia. Tutto così. Io ragazzi lo andrei a motivare. 40-30, dai che dobbiamo fare il 3-2, su. Su, Zhang. Qui ha messa di rovescio, perché? No, 40 pari. Perché? Perché? Bello, 40 pari, dai. E abbiamo annullato il vantaggio, mamma mia. Che sofferenza, che sudata, ragazzi. Ho dovuto spegnere la caldaia perché stavo morendo di caldo. Adesso è ancora peggio. Vai. Se abbiamo il punto per andare sul... sì, eccolo, sul 3-2. Dai, siamo andati sul 3-2. Dai, ci siamo, calmi. Motiviamolo. Ok, abbiamo motivato. Ce l'abbiamo fatta. Bellissimo il colpo di... Hai visto che dritto? A incrociare che ha fatto, ragazzi. Colpo, lui c'ha questo dritto a incrociare che è micidiale. È micidiale, c'ha di una potenza incredibile e precisione. Va a prendere sempre le righe. Cioè, c'è sto colpo che è micidiale. E mi piace un sacco. Quel dritto a incrociare. Qui stiamo accettando lo scambio con col tedesco, però, eh. Da fondo campo non va bene. E infatti, vedete? Sì, è il suo colpo migliore, sì. E anche la battuta, comunque, mi piace. Perché ci prova anche sulla seconda. Beh, gliel'ho detto io di provarci sulla seconda, ovviamente. 40-30 per lui, no. 40-30 per lui. Vai, 40 pari. Crediamoci, dai, Zhang, credici. Credici, Zhang. Dai. Dai, palla break. In un momento importante, palla break. Palla break, ragazzi. Fondamentale. C'è fomento che sale. Fomento che sale. Cresce e poi riprende. Sale, non fa male. Ha preso la riga, 4-2. Ha preso la riga. Ace. Sì. Ma come siamo? 4-2, ragazzi. 4-2. Ma ancora questo dritto! 30-0! E adesso ci siamo. No, 30-15, doppio fallo. E va ancora col dritto! 40-15, possiamo andare, ragazzi, sul 5-2. Doppio fallo. No, non ci credo. No! Fomento massimo, ma... 40 pari, ragazzi! Avevamo la possibilità di andare sul 5-2, 40 pari. Vedete cosa fa questo gioco? Soprattutto questo tennista. Guardate che rovescio. Vantaggio. Dai, fai ace.
Dai, Zang. Dai che ci siamo quasi. Dai che ci siamo... No! Che sofferenza, raga. Vai, vai, vantaggio ancora. Fai ace. Naggia. Sì, 5-2, raga. Calmi, 5-2, calmi. Adesso ce la vediamo tutta. Non vado veloce. Mamma mia, 0-15. 0-15. È il momento decisivo. Lungo linea. Ci prova. Zhang si muove benissimo. Sbaglia. Ancora il dritto. Sulla riga. 15-30. Qui grande is. Mi ha fatto 30 pari. Grande is. Sbaglia. Vai sulla seconda. Vai sulla seconda. Sì. Match point. Match point. Ragazzi, match point. Sì. Fomento. 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 E c'è. Secondo torneo consecutivo vinto dal nostro Zhang. E la Lollo Academy esplode. Tutti vogliono venire alla Lollo Academy. Tutti. Fomento massimo. Sì. Vittoria in finale. Secondo torneo consecutivo qui a Sopot in Polonia. Sopot Open alla grande, grande Vikingur. Guardate, 6-2, 4-6-6-2. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Brividi, brividi, brividi. Fomento assoluto. Coaching. Coaching, dai. Ben fatto. Dai. Non sembra reagire, ma non me ne frega niente. Veramente grande, veramente grande. Allora. Grandissimo. Zhang, abbiamo titolo. Eccolo qua. Abbiamo ricevuto pure i soldini del titolo, che comunque sono 1400 pippini, come dicevo, pippi. Conferenza stampa. Che vittoria di Zhang. Proprio domenica, secondo lei cosa ha fatto la differenza? Era tutt'uno col tennis e l'avversario non aveva possibilità. Facciamo sta cosa. Pensa che sia un torneo cruciale per il futuro della carriera di Zhang? Non so se si può parlare di svolta, ma è una vittoria del genere che porta grandi passi in avanti. Vai. Posizione, adesso lo vediamo, Eustace. Adesso vediamo la posizione nel ranking. Questo c'ha veramente la faccia da giornalista, eh. Ethan Harper, questo statunitense. Vincere un torneo era uno dei suoi obiettivi della stagione. Significa che la sua stagione è stata un successo. La stagione non è ancora finita, siamo felici da prove zizze, ma dobbiamo continuare così. Vai. Ma quante fa domande? Ha qualcosa da dire a Daniel Altmaier? Io gli dico, ragazzi, il match è andato a nostro favore, ma un grande match si fa solo con grandi giocatori. Vai. Ottimo, così ho fatto i complimenti anche all'avversario. Ora andiamo a vedere. Richiesta di intervista. Mi piacerebbe intervistare per Australia Tennis. Accetterebbe rispondere a qualche domanda? Certo, accetto. Il presidente ha investito molto. Questo è stato un vantaggio per lei durante questi tornei sul cemento. L'infrastruttura è vitale, ma solo uno strumento e ci deve ottenere grandi risultati. Solo i giocatori sono i veri responsabili. Vai. E uno dei suoi giocatori è infortunato piuttosto gravemente. Prenderebbe in considerazione ampliamente il suo team medico? Ma chi è che è infortunato? Con questa vittoria ti saluto. Mi raccomando, continua a divertirti e divertire. A presto. A presto, Stiromax. Grandissimo, caro. Grazie mille. Spero che ripasserai qualche volta qui da me. Mi farebbe piacere. Mi farebbe piacere se ripassi qualche volta a vedere un pochino questi... Quando puoi, quando puoi. Grazie di tutto. Grazie che sei passato, caro. Un abbraccio. Allora, questo sarà il primo argomento dell'ordine. Ok. E dopo una stagione così estenuante, sente il bisogno di più opzioni per scegliere quale giocatore mandare a questo torneo? Se dovessi farlo, mi metterei contro i giocatori. Vabbè, facciamo così. Ok. Allora, io vorrei vedere però che adesso ce lo dice come siamo messi. Adesso ce lo dice, allora. Salve, ecco il riepilogo dei risultati di Stojanovic durante il periodo stagione cemento 1. Questo è Stojanovic. Ragazzi, guardate, il periodo 82esimo, periodo precedente 89esimo. Abbiamo, comunque, anche la Stojanovic. Certo che ripasso, grande stilo, Max. Un abbraccione. E, ragazzi, anche la Stojanovic, che è l'altra nostra serba, l'altra tennista, ha fatto un salto di 7 posizioni. Non tanto, però... Buonanotte, caro, buonanotte. Punti vinti, 46. Va bene, nel periodo. Va bene, 22.000 euro presi. Tornei disputati 4, 8 match disputati, 4 match vinti, al 50% di percentuale vittorie. Zhang, guardate Zhang, ragazzi, che ha fatto.
Allora, da 152esimo è 78esimo, ragazzi, 78esimo. Pensavo un po' di più. Comunque una differenza di 74, guardate, 74 di classifica. Pensavo 180esimi eravamo partiti, invece 152esimi, vabbè, mi sbagliavo. Allora, punti vinti 463. Montepremi 109.000, che non è poco. Quota Accademia. Tornei disputati 12. Match disputati 39. Ragazzi, abbiamo fatto 29 vittorie su 39 match. Abbiamo avuto una percentuale di vittorie del 74%. Facciamo i complimenti a sto Zhang. Se lo merita o non se lo merita sto Zhang. Comunque, intanto Stojanovic non fa tanti progressi, ma ci sta. Mentre fa molto buoni progressi del nostro... Guardate, guardate il nostro Zhang, ragazzi. Riflessi 14 e precisione del servizio 13. Ah, raga, prima non era così, eh. È migliorato pure qua. Comunque, vorrei vedere un attimo il ranking. Adesso ce lo dovrebbe far vedere. Andiamo nell'altra settimana che si riposa. Adesso si riposa, vediamo un attimo, A che ore si sono fatte? Ah, ancora un pochino possiamo stare. Allora, ragazzi, Zhang, guardate, Zhang è 67esimo. E la Stojanovic è 80esima. Questo è la classifica reale adesso. Ragazzi, 67esimo. Cioè, è una roba incredibile. È una roba incredibile. Per me 67... Richiesta di rinegoziazione. È ottenuto... Salve, allora, ho ottenuto risultati eccezionali nel circuito pro. So che lo devo a te all'Accademia, ma penso oggi di pensare personale per prendere l'Accademia. Cosa mi proponi? Riduciamo la quota dell'Accademia del 2%, va? Mi facciamo sta cortesia a questa, sennò poi mi rompe le scatole. Ragazzi, 67esimo mi sembra che non è male, Scusa, andiamo su circuiti. Andiamo su ranking. Allora, Djokovic è ancora primo qua. Abbiamo parlato di Djokovic, non mi è piaciuto, vabbè, l'abbiamo già detto. Medvedev, Nadal, Thiem, Tsitsipas, Federer, Rublev, Zverev, Schwartzman, Berrettini è decimo. Shapovalov, undicesimo, dodicesimo Raonic, Fognini tredicesimo, Goffin quattordicesimo, Nishikori sta qua diciottesimo, Lorenzo Sonego abbiamo ventitresimo, l'altro italiano. Come sta messo l'altro italiano nostro? Aspettate. Allora, qui c'è Mannarino. Questo è francese, un Mannarino. E Lorenzo Sonego, dove sta? Vedete, ragazzi, Sinner, ragazzi, è 38esimo, Non è che ha fatto granché, Sinner. Yannick Sinner non ha fatto granché. 38esimo. Comunque, vabbè, noi siamo qua, ragazzuoli. Guardate dove siamo, guardate dove siamo. Vi faccio vedere. Guardate, vi faccio vedere. Guardate un po', 67esimo, Zizenzang, eccolo. 24enne, 813 punti, ragazzi. 828 tornei giocati. Punti dropping, 0. Tanta robetta. 67esimo. Adesso andiamo avanti, perché voglio capire, perché mi sa che ci abbiamo... Adesso iniziano i tornei in terra battuta. Ne facciamo una partita. Facciamo una partita in terra battuta. Va bene. Ha rinegoziato questa, va bene. Gioca la partita. Questa qua, allora, Sibiu, Romania. Questo torneo è un MTL Pro 80. Zhang, anche qui siamo testa di serie, ragazzi. I 64esimi li passiamo. Andiamo ai 32esimi contro Bavassori. Andrea Bavassori, ragazzi, non è classificato, cioè 306esimo. In teoria siamo nettamente più forti. Poi la classifica, come sapete, è diversa. Noi siamo 67esimi e non 78esimi. Però, ragazzi, siamo un'altra volta testa di serie numero 1 MTL Pro 80. Ma, ragazzi, superficie terra. È un po' diversa dal cemento, ok? È un po' diversa. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Intanto facciamoci una partita, va? La facciamo abbastanza veloce, facciamo pure sta partita. Andrea Bavassori, esiste veramente sto ragazzo, è molto alto, 1,93, 78 kg, quindi batterà bene. Giocatore di potenza, mette sotto pressione l'avversario e la tiene costantemente in difesa, quindi ha un ottimo servizio e un potente dritto. Di solito come gioca? Bah, non lo so, giocatore di potenza, mi dice, basta.
Forse top spin da fondo campo. Vabbè, potenza del dritto, potenza del rovescio. Io ragazzi direi di fare così. Stile d'attacco. Dovrebbe essere facile questa partita. La dovremmo passare. Per cui andiamo un po'. Appare gasato. Bene, è gasato. Vai. Ho fatto in modo che è gasato il nostro Zhang. Qui sì. Facciamo così. Vedete, la superficie terra, non più cemento. Siamo nettamente più forti. Ranking 67esimo contro quello sarà 300esimo. Infatti sbaglia subito. Bellissimo, bellissimo. Stiamo giocando bene. Stiamo giocando bene. Siamo partiti bene. Voglio solo vedere come parte Zhang. Ottimo. 0-3 palle break, subito. È Ace però. Ci ha tolto già una palla break. Ragazzi, ma se vinciamo 3 tornei di fila, quanto mi danno? Mi danno proprio... Vai ragazzi, 1-0. Andiamo veloci, vediamo un po'. 40-15. 40-15, possiamo andare sul... No, errore. 40-30. Qui ci ha fregato proprio. Sulla terra diciamo che la battuta non è proprio così fondamentale, purtroppo. Ottimo. 2-0. Dai, 2-0. Optimus. Bene, 15-0. Ottimo proprio. Vai. Vai Zhang. Siamo già 2-0. Siamo 0-0-15. Qui sbaglia. Però ragazzi andiamo avanti. Andiamo avanti un attimo. Perché se no stiamo 3 ore e mezzo così. Lo invitano agli Australian Open al posto di Nole. Esatto, Vikingur. ma se lo merita. È meglio Zhang di Djokovic. Moralmente sicuro al 100%. Tanto 40-30. Lo vedo un po' così però, Ok, dai, 3-1. Magari lo invitano agli Australian Open. L'anno prossimo ci andiamo, Perché adesso sta tra i primi 100, quindi potremmo veramente giocarci qualcosa l'anno prossimo. Su tornei più importanti. Se continuiamo il gioco... Ottimo. Vai. Ci abbiamo 2 palle break, ragazzi. Possiamo andare sul 4-1. Allora, la terra, ragazzi, non ho mai... Vi dico che non è proprio una delle sue preferite, come campo. Non è proprio un giocatore da terra, però 4-1. Abbiamo vinto il break. Molto bene. Bene. Non mi fomento troppo adesso perché... 5-1. Effettivamente stiamo giocando contro uno un po' più scarso. Stavolta. Vediamo un po' se ci dà... No, non ci dà il set point. Attenzione, ha recuperato 3 punti questo. Però 40 pari. Adesso ce lo giochiamo. Il set. Ce lo giochiamo. Dai. Contro l'italiano Vavassori. Bene, vantaggio nostro, ragazzi. Set point. Doppio fallo e ci ha regalato, ce l'ha regalato il set. Vai, 6-1 ragazzi, primo set 6-1. L'abbiamo distrutto. Come vedete le statistiche sono perfette e andiamo al secondo subito. Andiamo subito al secondo set. Ovviamente ce la puoi fare, fiducia in sé. E qui ci ha fatto una gran risposta. Però è Ace, a 203 km orari. Cioè il mio faccione non vedete, ma ci sono lì, ci sono i chilometri orari. Grande risposta. Oh, ma che sta a fare, Zhang? Ma che gli diamo fiducia a questo? Su. Basta che giochi tranquillo, questo qua lo freghiamo, su. Bello, ottimo. Bello Ace sulla seconda, ragazzi, 40-30. Qui però ci ha fregato, 40 pari. A volte vedo che sbaglia. Bello. Vai, vantaggio. Ottimo.
Facciamolo sbagliare a lui. Senza che forziamo. Io non forzerei troppo i colpi. Che questo è abbastanza scarso. Bello il diagonale. No, l'ha presa. Pensavo fosse punto. Grande, grande. 1-0, dai. Dai, 1-0. Out, bene. Vediamo un po' che succede, ragazzi. Palla a break, subito. Palla a break. Al secondo game. Palla break è molto importante. Possiamo andare su 2-0. Lui è preoccupato, infatti. Grande, grande punto di dritto. 2-0. Grande punto. Ottimo. Bene, bene, bene. Aspettate, vado un po' più veloce. 40-0, possiamo andare sul 3-0, vai. Vabbè, siamo un tennis superiore adesso noi, rispetto a questo, bisogna dirlo. Benissimo, 3-0, ragazzi. Però 40-0 lui, oh. Oh, ci sta fregando il quarto game. Vabbè, se l'è meritato, dai, 3-1. Buono, apri il gioco, su, tranquillo. Vai, Zhang. No! 43, perché non ha fatto la volée? Cioè, io sono abbastanza sicuro, però poi facciamo le cazzate. Ecco, 40 pari. 40 pari, incredible. Vantaggio. Dai, fallo sbagliare, su. Ma no, 40 pari un'altra volta. Ancora i vantaggi. Bello questo rovescio, bravissimo. Ecco, doppio fallo. Ma perché? Perché? No, regà, doppio... Non è possibile, ma che cazzo sta facendo? L'ho motivato. L'ho motivato. Oh, bel dritto, dai. Regà, 4-1, vai, 4-1. Abbiamo durato pure troppo quel game. Dai, 4-1, forza. 40-30 per lui. Dai che la seconda... vai, doppio fallo, 40 pari. Pure lui fa i doppi falli. Il cinese sta giocando un torneo dopo l'altro. È stanchissimo. No, non è tanto stanco, dai. Non è tanto stanco. No, 4-2. 40-15, 40-15, ci siamo, 40-15. Due palle per il 5-2. Attento. E sbaglia, 5-2. Sbagliato lui stavolta. Abbiamo messo sotto pressione. Regà, due match point. Zhang è infernale oggi. No, 30-40, un match point. Sbaglia la prima. E grande risposta sulla riga. Dai, pure sulla terra andiamo avanti. Forza ragazzi. Al Sibiu Open in Romania. Andiamo avanti su questo torneo. 6-1-6-2. Mi sembra che è buono 6-1-6-2. Contro un giocatore più scarso. Statistiche ottime. Direi che va bene così. Che dite? Grande partite, wow, che confronto, è stata una partita strabiliante, ascoltato con attenzione, buono, sì, buono, dai, buono. Ragazzi, io direi però, invece che giocarla, siccome oggi ho fatto già un'altra live, e anche oggi abbiamo fatto un'altra oretta e mezza circa, io penso che possiamo anche chiuderla qua e ci vediamo domani, che ne pensate? Così almeno mi riposo anch'io un pochetto perché abbiamo fatto più di 3 ore di live oggi, non consecutive, però 3 ore di live insomma non sono poche. Ragazzi, domani mi raccomando, fomentati, perché riporto Football Manager con il Mariupol in Ucraina, ok? La carriera is on fire, mi raccomando, tutti presenti alle 15, domani alle 15, ok? Alle 3 del pomeriggio. E speriamo di riuscire a fare bene anche lì e andare avanti
nella Conference League, nei turni preliminari di Conference League, andare ai gironi sarebbe veramente un miracolo. E fare bene anche in campionato, perché questa è la seconda stagione col Mariupol. Ragazzuoli, io vi abbraccio, vi ringrazio della presenza, mi sono divertito, ci siamo divertiti anche perché abbiamo vinto un altro torneo. Buonanotte a tutti, un abbraccione e avanti così, Fomento Grigio non molla mai, sempre qui, presente, domani, come ogni giorno, alla grande, bella, buonanotte a tutti, ciao 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 ciao.